Buon pomeriggio a tutti e bentornati in live. Arrivo subito. Artman 18, Adam 418. Agente Spector Smith 18, buonasera. Qui ti posso sospendere. Adam 13. Bentornati in live, siamo qui su. Sempre su GTA 5. Siamo sempre qui Adam su GTA 13 18. 5. Eccoci qua. Con lo sergente Smith. Adam 5 status 3. Ok, perfetto. Perfetto, buonasera Davide, sempre presente, buonasera anche a te. Bene, bene. Aspettiamo qualche secondo, che devo fare una cosa. Ore 18. Perfetto. Bene, 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 iniziamo la live. Perfetto, iniziamo a giocare. Visco, faccio l'ultimo sorso. Oh. Oh. A posto, andiamo in pattuglia. Occhi viola, eh. Quindi attenzione, eh? Ho da recuperare un po' di giorni, se si sai. Ho c'ho tempo e voglia, faccio. L'Adam. Ok, un attimo, devo spostarmi, che sto. Sto su un'istanza. Su un'istanza. Bis. Sei stanza. Ufficiali. Allora, 7-7, eccola qua. Perfetto, Sei da solo. ci sono. La tablet. Se, così utilizzo meno risorse, come ti ho detto. Dov'è il nostro caro amico? Nonché collega. Bella Non flor ti. bistro. Chef, signori, mi sentite? Cafetteria, com'è andata? Avanti. Quella pacifica? Io No, ordino perché adesso un guardi, attimo gli occhi sono due dopo averli visti dottori. improvvisamente alla Pacific. Ho visto che ci sono delle persone È mascherate. finita? Sì, lo so che è finita perché c'ero prima, mi sa che sono nuove persone mascherate. Se la pigliano Sergente Smith come. 18. La pigliano anche un po' perché una banca vuota non può essere rapinata, ok? Ci ha detto di non disponibili. Posso fare un check completo di tutte le Adam per fuori dalla 1 Adam 2 check. dalla all'infinito? Adam 2 check. Dissocio dalla musica Ho copyright. sentito che avendo Adam 5 finito. check. Brando 10-3 per fuori. Eh sì, Non è scusami, Baldwin pratico. 10-3 per fuori un attimo. Fatti fare il check delle Adam dalla 1 alla E e poi parla. Adam 2 check. Adam 3 in operazione. E Adam 3 chi è Adam 4 formata? check. Adam 3 da chi è formata? Brando Brando Riva. e McCoy. Ok, ricevuto. Adam 5 check. Adam Adam 6 4 check. non c'è? Io ho Adam già fatto 4 check. check, già avevo fatto. Adam 5 check, Adam 6 check, Adam 7 Sono check. Smith, valgo a Perfetto, 9. vai pure Baldwin. Adam 8 18, dicevo, per la Pacific Bank c'è stato riferito, essendo appena stata rapinata neanche 30 secondi fa, attualmente non è disponibile andare. Sì, ma. Non ci sono i soldi. White 18. 18. Arrivo da White. 10:55 Buongiorno ne prendo il bagno a bistro
Andiamo al Bennis a vedere se c'è qualcuno per l'aggiornamento della lista di spendenti. Salve, sono Desmond White. Paccaggiati qua giù, paccaggiati un posto lontano così non diamo fastidio. No, quindi parano le macchine. No, non qui no. Salve, c'è un titolare o un... No, purtroppo no, non c'è nessuno. Un dipendente, nessuno? Cioè, un dipendente dire... No, di responsabile, non c'è nessuno? No. Allora niente, no. Allora passa più tardi, arrivederci. Arrivederci, carico. Ti dovrei riparare la macchina. Salve. Quando vuole, sergente? Mai. Ma... Oh, Madonna! Allora, è ovvio, abbiamo sfiorata la minchia, l'abbiamo sfiorata. La vita da 9:18 è passata molto velocemente. Molto velocemente. Rosetta. No. Vuoi suonare il mio flauto? Basta, oh. Sì. Cosa è? Scusa, il mulino. Il mulino bianco. Mulino bianco. C'ho un cannolo se lo vuoi. Basta parlare così. Allora, andiamo su a nord. Vibra. Totò! Sempre presente, Totò, quel di cannoli. E Adam 1, mi ricevete? Affermativo. Avete fatto al Bennis? Sì. E allora ci fate da Adam di backup a nord, che andiamo a fare un pattugliamento in su per il nord dell'isola? Oh, non ho quattro! Quindi c'è qualcuno per una... prendermi pattuglia? Signore? Finisce una live e inizia un'altra, lol. Sì, venite a fare pattugliamento nelle zone di Sandy e Paleto, grazie. Sì, ha problemi, va via, va via. No, 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 pattuglia normale. La pattuglia ma stradale. Voi? Siamo noi più voi, due Adam. Perché c'è una, bisogna. Cioè, non possiamo essere da soli. 55 braccia d'armeria. Eh? Ma che bello, un camion. Accendi i lampeggianti, impazziscono, guarda. Adam 5, 10. Non ho spegniti perché già è difficile via. Guidare. Senza... vero là, dove via? Giù con Morroy. Cosa? Giugomoro. Ma sì, io da coordinatore posso decidere di mandare qualcuno a nord. Certo, cioè, tanto a prescindere c'è sempre, spesso ci sono sempre io, Banner, adesso Banner è in servizio. Banner prima era in servizio, ha schierato qualcuno? Ha schierato qualcuno e sono molto felice che almeno fa qualcosa quando è qui, almeno non si annoia. Che grande soprano. Qua Adam 1399, che non ti sistemano la pizza, meno sotto strada 700, signori. Siamo in contromano. Contromano negata. Adam 4. Contromano 5, negata. Ma adesso siamo regolari. Allora accordata. Se non c'è molto traffico, accordata sotto 100 km orari. 4, attendiamo un attimo che c'è meno traffico e procediamo. Un secolo l'ho aggiornato poco fa. Poco tempo fa l'ho aggiornato, non sai qual club, quindi no. No, negativo, 10.70 degli 11.99 nel negozietto. Mit, spostati di Adam. Come spostati di Adam? Non tu. Che comodità avere due Mette, dove siete? E non... Fate pattugliamento normale, poi se... Basta che state a nord. Ok. Cioè, non è che dobbiamo fare i cagnolini... Così. È smituro. No. No, ma che siamo mica, cioè, ma che è? No. L'hai fatto bene, l'hai fatto bene. Sdrumalo.
Chiari, c'è qualcuno che vuole andare in Pacifica? No, io arrivo. Perfetto, no. Ok. Ci vado io da solo. Oh, meno male tanto che si batte nella tua parte. Cosa succede? Cosa? C5? Cosa succede questo? Ah no, niente, una discussione. Mi serve qualcuno che vada in Pacific? No, ma c'è appena stata, c'è appena stata. Andrebbero a svaligiare una banca vuota, quindi non avrebbe senso. E dove è loro? Cosa volevo chiederti che non mi ricordo? Ah, a parte che devo mettere il punto su un gas monkey o un qualcosa che non so. Al Gas Monkey l'ho aggiornato. Te lo dico subito. No, Gas Monkey non l'ho ancora fatto. Però non ci chiamo mai titolo, non troviamo mai titolari. Quindi andiamo a vedere se lo vediamo. Motorcycle Custom l'ho fatto. Il Motorcycle Custom l'ho fatto il 16-12. Quindi cioè, non avrebbe senso andare oggi. Che l'usate ha cambiato gestione in teoria, quindi prima si chiamava di fonti, poi è parso di aver letto Orazio usate, quindi Orazio auto usate? Questa cambia la gestione? Esatto, per quello. Intanto, non è più di fonti auto usate, vedi che c'è stato di fonti auto li... auto sulle fonti. Ma perché li fonti è. Controllo e cercavamo qualcuno di, che ne so, un titolare, un direttore. In questo momento siamo solo dipendenti. Quindi niente, allora, vai a vederci. Arrivederci. 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 Salve. 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 Titolare, giusto? Cosa? Non la vuoi? Titolare, allora, a posto. Salve. Interessate a qualche mezzo? Volevamo parlare con titolare in un ufficio, se era possibile. Vuoi parlare con me? Sì. Venite. Mi accompagno. Pronto? Se vieni qua al negozietto qua a Sandy, non comprare le pistole a giocattolo perché sono fake. Ok, a posto, ciao. Cioè, è 5? E 5? C'è un 10,99 in Pacific? No. No, dice quante? L'hanno fatta 20 minuti fa nemmeno. No, neanche, meno di 5, meno di 10 minuti fa l'hanno fatta, quindi non ci sarebbero soldi. Salve. C'è un po' di pubblico, vero? È scattato l'allarme. Negativo. E salve, piacere, sono il sergente Smith, mio collega, l'agente esperto, coordinatore White. E stiamo girando per tutte le attività dei locali, tutte le attività di Los Santos dell'isola. E per fare un censimento riguardante la lista di tutti i dipendenti. Siamo già passati il 4-12, ma penso sia cambiata gestione, perché ho visto che anche il nome è cambiato. E volevo chiedere se potevate partecipare, diciamo, a questo censimento, diciamo, della polizia, fatto organizzato da me per aiutare la polizia, ecco. Al momento io non gliela posso dare, perché sono il vicino. Qui, Adam Tay, abbiamo un 10-10 non contro di noi, verso le zone di gruppi, civica 121. Ok, chi sarebbe il titolo, allora, a chi posso chiedere? Il direttore Orazio del Vecchio. Aspetta. Ok, allora cercherò di... allora passerò un altro momento in cui potrò trovarlo, quando posso trovarlo. Non lo so, guardi quando posto la foto su Twitter che qua venga, perché quando viene qua a vendere mette la foto. Bene, ok. A posto. Bene. Allora, arrivederci, buona giornata. Salve, buona serata. Arrivederci. Buon
tranquillo, signor. È tutto tranquillo, allora. Ma che cosa è successo? Vanno a gru, vanno al bar. Vedo un po' lei. Si vuole andarci. Al 122 c'è un soggetto mascherato in una macchina che smanetta sotto il cruscotto. C'è un furto d'auto, credo. Ma c'è già con... non c'è... chi è che deve convergere? Convergo io? Vada. Ah, non ha timbrare le cartelline, andiamo un attimo a Sandy. In caso dovesse essere il poligono, se non è in uso, cosa facciamo? Provvediamo con una multa? No, ricordati solo che devono avvisare prima di usarlo. 10-4. Non per legge. Ma... Green room. Non sono obbligati, non se sono obbligati non lo fanno, altrimenti no. Io ora mi incazzo, adesso vado in caffetteria io, Per cosa? No, perché non siamo dei bot, cioè. Qui Adam 6 ci ha annullato, solo un tiro del poligono, li stiamo avvisando di effettuare un avviso per quanto riguarda luce. Che poi mi sento stanno sui, dico 10-3, ma non me ne frega, sinceramente. 10-4. Procediamo col 10-80 del furto di favore di evitare, ma altrimenti... Non possiamo pegarli. No. Poi oh, che ti porti? Andiamo a caso. Ma lo shot è aperto o no? Cioè esiste o no? Ci sono Adam attive? In chiesa ci sono. Affermativo. Adam 3. Adam 1 è a Sandy. Oh. Abbiamo 9 Adam, tra cui 2 sono Sandy. Sandy Pareto. Città? Adam 8. Ci sono in totale 9 Adam, diciamo. Tutte sono in città, tranne Adam. La 7 e la 1 che sono a nord, vicecomandante. Ma l'ho detto io, ma devi ripetere tutto tu. Allora... Oh, ha fatto la stessa domanda, poco secondo dopo, io mio, cioè... Nedo Bayon di Bahamas afferma di aver rifornito la centrale Milano verso il pagamento. Io, finto. Ma se non c'è neanche qui Bahamas? Ragazzi, non sono stato in città, lo sapeva. Sì, no, mi ha chiamato ieri per avvisare. Sì, gliene pago pure il doppio, non è un problema. Minchia, cosa finisco i soldi? Dammi le bon! Uè. Ciao, buongiorno! Già non pagano le multe i criminali, no? E non incassiamo soldi. Poi se li paga il doppio a Bahamas, allora a posto, ciao. Diciamo che... alla fine ci arriva da... sì, dal governo, però capisci che... cioè, non possono ultimamente buttare fuori i soldi, governo, capisci un po'? Che cazzo è? Beh, sì, potrebbero. Sai come, se devi mantenere 120 dipendenti... Che fai? Faccio pattuglia, nord, andiamo un po' Sandy, paletto... prende il... fanno le fatture i Martian, noi le facciamo noi, se... cioè, noi ci occupiamo solo di chiamare i secondini, capisci a me? Durante i processi non incassiamo niente. Il duro lavoro l'abbiamo fatto noi. Più non possiamo fargli le fatture perché appunto sono rimediate. Ora non vado in servizio con Shark, ora no, in questo momento no. Che alla fine poi gli vengono dati. Cioè noi, esatto, noi incassiamo solo i soldi della cauzione e basta, cioè capisci? Però le multe che fanno il processo, al processo e tutto il resto no. Oh, è ancora? No, ne. Ma che cazzo? Ma io non so, cioè... adesso pitto qualcuno. Sto pitto. Oddio, sta calando la notte in una maniera assurda. Troppo veloce. Allora, adesso c'è l'allarme della Blaine. Qui Adam 6, richiediamo pattuglia mezzo. Ma che sono ancora? Auto usate. Vedi, ci sono ancora? Ci sono ancora, io. Adam 9, scusate. Adam 9, vettoriamento nord. Un poliziotto a terra. Adam 3, 10, 55, al 359, 395.
10-4. 10-4. Ma? Sì, la prendono larga. Ciao zia Demi. Vabbè. No, 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 l'altra. L'altra dava nord, no. No, no, meglio di no. Mettiamo. Mettiamo. Se te andiamo in città ci sta. Te cosa stai 18? Se dovessero diventare altre Adam in città, magari non li mandiamo. Devo dire che è proprio una goduria essere coordinatore. Non immagino da sergente, però da coordinatore è già tanto. Sì, coordinatore è già tanto, però ancora non tutto. Cioè, da sergente si bloccano varie cosine che sono rotture, che rotture e cose che puoi fare di più, che sono... Esatto. C'è qualcuno in casa che mi sente? Tutti. 10-4. E agente disponibile per pattugliamento? Sì, non capisco quelli che entrano in raga dicono c'è qualcuno che mi sente. No, guarda, non ti sente nessuno, risponderei. Basta fare un check. Sì, ti rispondono tutti. Check. Sente tipo l'eco. Può entrare a Zanculo, no? Non possiamo, mi sa noi. Ma ci sparano. No, non è come sull'isola. Oddio, andiamo sull'isola. Iniziamo un Eagle. Dei medici. Quanto meno non paghiamo. Cioè, andiamo dai medici al servizio, non è che quello che tiriamo fuori noi dei medici. Vabbè, su, hai capito. Sinistra, vai. C'è proprio nessuno in questa zona, incredibile. In questa zona non c'è poco niente, perché sono tutte montagne. C'è un campo al 9.13. Anzi... Ma hanno cambiato... Non cambiate le posizioni di campo? No, no. No, sempre quelli. Sì, sì. Agosto. Vai qui dritto e... guarda... Guarda un attimo dietro sto negozio dei siti, tipo a costa e sinistra, e guarda dietro il negozio dei siti. Perché spesso portano persone rapite qua dietro a sinistra. No, 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 prima. Ah, vuoi proprio andare con la volante? Sì, dico. Sì, sì, ma non di muso, ecco. No, vedi, andare dentro di culo, andare. C'è un signore che ha chiesto se poteva posteggiare un attimo nei nostri posti davanti alla c'è centrale. C'è nessuno, se ok. Utilizzati, gliel'ho concesso per un breve tempo. C'è nessuno. Chiedi forte. Aspetta, andiamo a fare così. Hai sfondato tutto. Oggi sfondate. Sfonda cave. La cave. Sai cosa? Quasi quasi prendo un caracara, così meno possiamo andare anche sulle montagne. Oh, sento. Sono un driver, io non preoccuparti. Guarda se c'è qualcuno sulla chiesa. Sulla chiesa? Perché se vedete che sono. Se voglio che sta arrivando meglio. C'è l'ho avvisato, non so se torna in torna in centrale. Perché? Perché c'è qualcuno con cui devi parlare. No, no. Devo parlarne di fuori, non di dentro. Ah. Ah no. Non è di dentro. Vabbè. Allora ok. Allora ti negativo, non rispondi al telefono. Ma che non c'è nessuno? Guarda, guardiamo subito. Ma che bella macchinina. C'è nessuno. Sai come se quello lì si mette a fare il poliziotto piuttosto che fare quello. Gennarino, dove ti trovi attualmente? Facciamo una visitina come lì. Niente, oh, non c'è nessuno.
signor. Qui 10:55, Adam 9, nei pressi del 139, passo e chiudo. Passo e chiudo. Adesso guiderò con una prospettiva diversa. No. Sì, sì. Aiuto. Aiuto. No, guida bene, dai, per fuori. Aiuto, mi sparano. Normalmente. Perché? Questo normalmente dovrebbe. Che bella non tweet. Uno per rapino al negozietto. Adesso dico io vengo. Andiamo a farla. E nel resto per tenuta rapina a mano armata. Dovete rimanere in silenzio. Tengo in città? Vic, comandante, la prego, posso rispondere con il mio numero di telefono a questo anonimo? No. Come no? Perché? Ma? Perché sono lì? Perché siete qua, ragazzi? In caffetteria. Ok, ciao. Come fa a giocare con sti pochi FPS? Ma che se faccio 70 FPS faccio? Molto buio qua dentro, sai? Oddio, mi stai guardando. Adesso io sto guardando te. Sono il contachilometri. No, non sono pochi, sono tanti, ce sono abbastanza. Comunque ciao Omega, ciao, saluta, ciao. Allora. Super disponibile per pattugliamento, ho appena risolto i problemi che avevo. Perché non fanno comunicazioni più brevi? Sì, sì, ho ancora quel computer lì, sì. L'ultima parte poteva benissimo essere centrale. Centrale. Pure la falta. Adesso prendo il Caracas. Qua a sinistra c'è il Punto House. Il Punto House? Non lo so. Punto House. Raccolta House. Vabbè, andiamo col Caracas. Ice cream. Ma no, ma cambierò piano piano. Adesso sto cercando polizia, di. Sì, un certo Drake Nut non vuole fare una rapina. Polizia, un certo polizia. Dice comandante, abbiamo un ragazzo per il colloquio in onda. Ah, pensavo. Tra poco cambierò. Tra poco proverò a cambiare qualche pezzo, tipo tra scheda video, processore, adesso vedo cosa riesco a fare, vedo, mi sto mettendo d'accordo. MD non penso, però vediamo. Cioè, valuterò. Adam 1, check. Check. Che zona siete? Allora, ricevuto. Ieri, cercate di capire cosa sono questi messaggi anonimi. Ah, allora posso, procedo. Io mi sa che adesso passo la Razer 9, visto che ho il Razer 5 3600X. Sì, sì, sì. Cerchiamo di capire. Vedrò. Non posso scrivere anche Arturo qualcuno, cioè qualcuno libero, anche Daniele dare. Smith vuole fare questa roba. Cooper. Prima pure. Mi sposto un attimo di frequenza del data. Ah, ma avete detto che c'era un colloquio da fare?
Sì, è in attesa in centrale il colloquio. Bradley, dove si trova? Mi sa che non l'ha capito che ci sono. C'è qualcuno disponibile per pattuglia? Vabbè. Cooper è disponibile, lei? Avanti, avanti, sto arrivando al garage. Al garage. Vabbè, sarò l'ultimo del carro. No, io tutti anonimi valuterei di toglierli dal giornalino. Dipende. Su quali inutili sì, quali inutili vanno puniti. Tipo quello circo famiglia. Omega. Devo un po' dare un già cioè, stavo io che ti correggevo, no? Un pulisco soldi. Gli anonimi qua vedo se riesco a reperire il numero io, non mi rispondete voi. Volete prendere? Ovvio. No. 10-4, però penso che avete bisogno di Adam di supporto dopo, perché comunque... Beh, sì, dopo, non ora. Sì, recupera al centrato, ok. Capito tutto. Scusa, non in città, ma non volevo. Quindi... Andiamo a sinistra! Mi ho notato Alan qui sotto, ha legato un albero un giorno, trovato. Ma? Che senso? Sì, un giorno hanno rapito Alan e l'ho tornato rapito sotto qui sotto un albero in questa zona. Legato. Poverino. Poi Alan è così gentile. È gentile, oddio. Cioè sì, no, è gentile, sì, ma innocente, ecco. Innocente. Ma sta cosa qua è in vendita, che tu sappia? No, ma ho visto una persona dentro. Ma? C'è un eliporto. Sì. No, uno in campo da basket. Questa è in vendita. Cerca. Chissà quanto costa. No, non entra. È venduta già. È venduta. Ma bellissimo il cancello. Sì. È già venduta comunque. Secondo me. Un cancello del genere secondo me ci starebbe molto anche in centrale. Fa molto più di sicurezza. Ma? Questi che si fanno la gara? Fa molto più di sicurezza un cancello che va verso l'alto. Sì. Oddio, così lento no, voglio qualcosa di più veloce, però... Tanto assistiamo al discorso di Omega che è stato in chat. Mi lascio accettare. Il fiumiciattolo. Oh, che bello! Oddio! E questa ti dice molto. Costa. Costa. Costa? No, ne andiamo. Anche qui proverò uno stile di guida molto soggettivo. Questo funziona però. Cosa? Almeno c'è il cruscotto che funziona in questo. In questo coso. Adam 3, 10, 8. Adam 1 possiamo tornare in città. Qua Sandy è tutto pulito. Vabbè, è vivo ancora, è vivo. L'Adam che stava reperendo il numero del sospettato, che punto è? Adesso li facciamo entrare in città o li facciamo per tutti? 10-4. Ah, va il 29, buonasera. Pronto? Possiamo tornare in città, che qua Sandy è pulito. Va bene, ok. Torna su Adam 9. Tornate anche voi, guardate, ciao. E torna Adam 1. Torna sia da Muno che da Muno. Facciamo sostituire nuovamente in città. Un Adam che vuole sostituire. Due Adam che vogliono sostituire Adam 7 e Adam 9 e Adam 1 al nord. Adam 1 è stato sostituito. Adam 1 è stato sostituito? Da chi? Sì, da 9. Ok, un Adam, quella che era? Un 4. Adam 4, ok, andate a pattugliare il nord dell'isola. Adam 7 ritorna in città. Aspetta, non so manco da, a scuola da tre, tipo 3 anni. Ma mi sa da un unico. Nord, cosa intende? Vai in butto letteralmente nord. Nord, palete e Sandy. Sì, affermativo. 10-4. Convergiamo. 10-4, convergiamo. Aspetta, che devo prendere la bottiglia d'acqua che l'ho messa nei sedili di dietro. Sì, vai a prenderla. Sono riuscito, mi sono allungato, l'ho preso.
cazzo, ho fatto cadere quell'altra vuota, però. Vabbè. Vabbè. Che maldestro. Il problema è che adesso dovrei aprirla con una mano sul volante. Io dico, no? Sempre sta pacifico vuole fare, no? Quella persona. Sempre la Pacific, sempre la Pacific. Che sa che è facile da vincere. Vai a fare una flica est o una blend, vediamo. Eh no. È troppo facile vincere facile, è bello vincere facile. Poi con gli elementi che già. Un bel pattugliamento all'osservatorio. Un osservatorio che noi siamo due ottimi cecchini, tiratori esterni, espertissimi. Vabbè, passarci ci sta, eh. Sì, ma nel caso c'è qualcuno che ci spara, noi possiamo benissimo sventare il 10-10 in due secondi. Con le nostre capacità. Ok. Non penso sia... Non è quello, penso. Così, no, il teatro questo per gli idee. L'italiano di Omega non è un italiano perfetto. Diciamo, fa molti errori di grammatica e di pronuncia, però vabbè. Sono riuscito anche a bere con una mano sul volante. Ci mancherebbe che non ci riuscissi. Capito, no? Il problema era svitare la bottiglia. Vabbè, ma non è difficile, dai. No, a meno che non la fissi come... Che non la chiudi come con una forza incredibile, allora dovresti riuscire ad aprirla. Check. 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 Sono l'avvocato... Come si chiama l'avvocato che parla russo? Ivan Belli. E c'è se che c'è somiglia. Oddio, che ricordi qui. Che ricordi. Cosa? Mi ricorda ieri. Posso anche immaginare cosa è successo, guarda. Ah. Che ricordi, che ricordi. Non do... No, non ti ribaltare qua. Cretino. Non c'è nessuno, non c'è nessuno tanto. Tanto non c'è nessuno, mi dissocio da... Mi dissocio da questi... Aia! Ma mi vediano! Vabbè. C'è nessuno tanto. E peccato che, ecco, fatto come adesso, non hai fatto, non è per fare. Ma cazzo hai fatto a fare un incidente così, Dio mio, dai, mamma. Sono passato sopra una Lamborghini. Non è presente le salite che ci sono per andare verso la Pacific? Mm-hmm. E io con una discesa, cioè, prendendo la quindi all'incontrario, sono passato sopra una macchina, proprio l'ho toccata con le ruote, è stato molto bello. Immagino anche dall'altra parte si sia divertito molto vedere un cara cara che sopra la macchina. Oh, come ti permetti? Non patentati, siete. No, no. Si apre qua? No. Guida un po' male, collega, sì, lo so, guida un po' male. Stavo guardando un poco le Adam che sono in servizio fino alla Damn.
9 ci abbiamo. Cosa abbiamo? Non... da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, basta. Da 6 non c'è. Non parlare così per fuori. Comunque, avanti. Ma quando ci saranno le prossime estrazioni per i brevetti nautici? Tra qualche mese. Che disposizione? Non lo so, cioè, non lo so. C'è un tempo di intrattenente e poi posso fare il brevetto, dai. Cioè, poi, poi, esatto, potete comunque farlo di vostra volontà. L'ho richiesto, ma non mi risponde. No, devi presentarti tu. Ah. A posto. Io appena l'ho beccato, me lo sono fatto fare, che almeno non ho via master. Anche io entrambi li ho fatti. Sì, ho visto poi che... 10.55 ne presti il 917. Ma hai presente che c'è anche la, un'altra forma di guida? Cioè, tu puoi guidare con volante, oppure puoi guidare anche con un'altra cosa. Adesso proverò a guidare con un'altra cosa. No, no, no. Quella lì è proprio brutta, eh. Più che altro perché non... cioè, va solo la macchina, i miei occhi non la seguono, quindi è molto brutta. No, ok, no. Troppo brutta. Adam 5 da che è composta? Hardman e un'altra Rego. Quell'altra Rego sta riesce a mettersi sull'applicativo? Sì, ora. 10 volte. Mi sono impastato, non riuscivo a parlare. E niente, rip. Dislessi. 55 ne presti 917, portiamo il soggetto in centrale per mostrarti i documenti. Ah, allora, ho visto anche molti locali a prendere. Aprire i bandi. Molti locali? Aprire i bandi, quindi volendo potremmo passare. Vediamo, no, questo ci ha passato recentemente, quindi. Vabbè, salutiamo. Salute signore. Fatta a riparare a sto punto, no. Vabbè. Saluta. Hola. Tutto bene? Sì, 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 sì. Posto, posto. Oddio, l'ho bloccato, non so. Salve, salve, salve. Certo, certo. Ma? Andiamo molto 18. Tutto tranquillo oggi. Mi raccomando. Dovete soltanto riparare. Sì, sì. Beh, ripariamo la macchina e vediamo un po'. Però niente fattura, giusto? Vabbè, se vuole farla, non ce ne sono problemi. Davide? Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Arrivederci, buona giornata. Giornata. Oh, ma che bello. Pulito, lindo. E profumato. Allora, Albeja, se sei già andato? Albeja Vistoria. Adam 3, Albeja Vistoria no. Avanti. Andiamo. Benis Custom, c'è una persona ferita per terra. Siamo con un'altra Adam anche. Cosa vuole arriva? Che c'è in mente? Che c'è in mente? Sono curioso. Sono curioso. Andiamo a Albeja Vistoria. No. Poi andiamo lì? Eh sì, tanto non l'ho fatto ancora la lista dipendenti, quindi... Vediamo se è aperto. No. La sera so che è aperto. Sì, se la sera l'ho visto pure io aperto. Vanilla, ti sei già andato? Io la farei già la macchina. Eh no, non possiamo, l'auto di ordinanza non possiamo. Il Vanilla ho suonato 40 milioni di volte, ma non me l'hanno mai mandata la lista. Cioè, quindi passiamo di nuovo. Prima poi ti porteranno. Benny sono passati poco fa e non ci stava a titolare. Ah, è vero, ok. Passiamo al Vanilla. Poi magari ripassiamo al Benny, dato che siamo in zona.
c'è qualcuno. Sai che non so se questa musica... No, io non ce l'ho. Vince? Comunque, ci sono, c'è qualcuno? No, no, non mi sembra. Niente, allora. Adamo 8, 10, 55, prezzo vanilla. Modello 8 da multa. 4. Vediamo un po', vado un attimo il file, eh. Fine. Allora, Felice Sfizzi l'ho fatto il 26-12. Venice Custom 7-12. Los Santos Custom 17-12. 17. Singita al 4-12, ma non l'avevo aperto da un bel po'. Concessionario di città il 16-12. Lupo di mare 16-12. Import-export 30-12. Armeria 4-12, signore, armeria a vedere. Mi faceva anche il bene, già che siamo qui. 55 nei prezzi del civico 377. 10-4. Chi che dice 10-4? Boh. No, è un'armata. Salve, c'è un responsabile, un direttore? Certo, sì, oh. Bene, bene, allora par- cosa? Seriamente? E sta dentro un coglione. Ok. Ah, ci parcheggiamo qua, arriviamo. Non tiro in chiesa. Vabbè, sta dentro, sta dentro. Entrate. Mi dissocio. C'è il vice radio. Attenti alla bombola. Salve. Ciao. Salve, c'è un direttore? Mi dica. Posso parlare in ufficio? Certo. Prego, la seguo. Vogliamo considerare l'ufficio? Vabbè, sì, dai. Vabbè, in un posto un po'... La vecchia sede aveva più, aveva un ufficio? No. Hanno ristrutturato e ci hanno chiuso, si sono dimenticati di darci le chiavi della, e niente, delle porte. Ditemi tutto. Salve, allora, volevo chiedere, sono passato intorno ai primi di dicembre a far prendere la lista di tutti i dipendenti, no? Ok. Ho fatto un censimento lì per avere tutti i dipendenti, le liste di dipendenti di tutta l'isola. Lo stiamo facendo per tutte le attività dell'isola e il Benny si aveva già aderito al 412, ecco. Non so se ha cambiato la gestione nel frattempo dal 4 al 12. Esatto, è cambiata, datemi un secondo. Sì. No, 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 è una cosa privata, il cuore. È stata, la gestione è cambiata circa un paio di giorni fa, però comunque è una cosa interna. Il direttore è stato delegato a meccanico e un meccanico è diventato direttore in pratica. Ok, va bene. Teoricamente abbiamo fino a domenica la vecchia gestione, probabilmente con la lista di dipendenti che nel caso avete avuto voi. Da domenica... No, ma noi abbiamo una giornata, l'ultima giornata risulta... L'ultima giornata risulta il 6 del 12, quindi l'ultimo aggiornamento è il 6 del 12, dice, esatto. No. Ok. Quindi... Ditemi. No, quindi volevo chiedere se per caso voleva riuscire a mandarmi via mail la lista, direttamente via mail, diciamo... Certo, però le posso chiedere se possiamo rimandare di qualche giorno, perché le dico, cioè, la lista che c'è, che le darei adesso cambierà domenica. Va bene, allora se me la manda domenica me la va bene, volentieri. Allora, la mia mail comunque è Daniele Smith, mi trovate agli agenti di polizia, sono online, sono l'ultimo perché sono tutto in corsivo il mio nome. Ok, la contatto immediatamente così abbiamo un contatto via email. La sto scritto in corsivo, sono tra gli ultimi. Perdonami, dove ti posso trovare? E tra la lista dei poliziotti, diciamo, se guarda tra le persone, diciamo, online, sull'applicativo, trova nella sezione polizia e mi trova tra gli ultimi della lista. Penultimo, Pronto? Ehi, come va? Ciao, tutto bene, tu? Mm,
No, a posto, a posto. Ottimo. Ma stasera si stava organizzando una cena, penso che venga pure Gennarino, sono con Pablo Vena, altre due o tre nostri amici. Che quando? Dici? Vieni? Boh, stasera, dobbiamo ancora decidere l'orario. Volentieri, diciamo, adesso... Sì, vedo... Penso verso le 10, comunque circa, perché io di solito prima delle 10 non ci sono per la pausa. Sì, volentieri, volentieri, cioè, ecco, magari... Vedo se porto qualcuno, devo portare qualcuno, un amico? Sì, sì, sì. Sì, ovvio, puoi portare chi vuoi. Poi apposta, allora porto una persona, adesso vedo subito. Va bene, fammelo sapere così in caso si prenota da qualche parte. Va bene, allora ti faccio sapere tra tra poco, ok? Va bene. A dopo. Ciao. Mollami. Lasciami. Aspetta. Sulle scale no. Ma perché mi dipende, mi prendo in braccio, sto parlando al telefono, mi chiedi spostati, mi sposto, Dio mio, cioè. Ma perché è bello? No, non è bello, no. Gli ho mandato un'email, entro domenica. Sì, lei è... quindi... Pudash? Sono Quash. Io. Ok, perfetto, sono io, ok. Entro domenica le mando la nuova lista dei dipendenti. Mm-hmm. Gli ho risposto. A posto, allora ci vediamo domenica. Allora, a posto, mi raccomandare di tende lì. Arrivederci. Arrivederci, ragazzi. È bellissimo prendere in braccio. No, invece non farlo mai più. Cosa rischio? No, non è che rischi, è brutto, punto, cioè... Devi avere il telefono saldo in mano, che sennò cade. No, no, è che... No, è brutto che prendi in braccio le persone così per spostarle, è un po' brutto proprio da vedere, questo è fatto. Potrei aderire, potrei anche dissociarmi. Affermativo. Adesso qui posso aiutarti a scendere o scendi tu? Ma cosa c'è? Madonna mia. Andiamo, andiamo. Aspetta, è vero. I tuoi documenti hanno il tuo nome? L'avevo sistemato, però non so se si è sistemato. Un attimo. Provo a rubarteli. Tanto no, un attimo, no, ancora non è sistemato. Vabbè, il cognome è giusto. Ora si è sistemato. Sì. Colleghi, c'è qualche altro in grado in radio? Come si risponde il vice se non rispondo io? Se non risponde il vice ci sono io, sergente Smith. Smith, mi scusi, posso fare una domanda? È lunga? Negativo. Volevo se possibile richiedere un'altra Adam di supporto con un altro gara 16 ore perché sono molti mezzi. Dovreste essere due Adam a nord dell'isola. Siamo solo uno. E l'altra Adam chi è che si è distaccata dal nord? Senza dire niente. Qui Adam 5 in un furto veicolo, cambiamo di radio e restiamo qui. Restate qui, dovevano esserci sicuramente Adam 9 e Adam 4 a nord. Adam 9 non è qui. Adam 9 non è proprio più fumata. Posso essere utile? Perché ci sono molti oggetti con delle moto che continuano a fare 10-80. Un attimo solo. Vabbè, un Adam va da di pick up a nord. Chuck, mi sentite? Oh, un attimo solo. Check. Adam 6 giusto sta convergendo, senti? Ma dov'è che c'è il movimento? Verso la zona tra la Met e la Maria, 913 più o meno, 913, quella zona lì comunque. Ok, ricevuto. Vado a pattugliate un po' quella zona, controllate. In caso di esserci gente, ditelo che
ti condimando su un'altra pattuglia. Va bene. Arrivederci. Ci troviamo allo circolo di 10. 5, l'ultima comunicazione radio. Vabbè. Ho comunicato che Adam 6 ci troviamo a Sancho. Allo sceriffo. Grazie per il tuo posto. Mi dissocio. Ah, ora sì. La sto benedicendo, scusa un attimo. Riva, i 5. No, ragazzi, no, si è bloccato. Ok. Ah, okay, la sto benedicendo. La radio. Non vendermi la droga in radio. Niente che l'altro che... dimentica la radio attiva. Abbiamo Adam 1, Adam 2, Adam 3, Adam 4, Adam 5, Adam 6, Adam 7. Cioè, tutti gli altri? Posso chiedere cosa Attack 2 cosa sta facendo in questo momento, eh? Si chiama Blaine. Ma quando è partita? Spero non sia... spero non sia la Blaine che tanto dicevano ieri, Mi roderebbe un po'. No. Non sono rotto quelli lì. No, lo fanno la sera in tardi quando ci sta... Affermativa. Jacobs. Agente Santiago, 18. Vedi, io vedi. Adesso digli di fare quello che deve fare, così almeno vai su, fai il censimento. Dove pende, eccetera. No. Sì. Ma no, cosa sto vedendo i draghi? Sto vedendo. Ci ho guardato male per caso. Mamma mia, stavo vedendo i draghi, Io Santiago, ho chiamato 18. I draghi, wow. Ripeta, Hector. Formiamo un Adam 8 per due. Non possono incontrarsi e parlare, vabbè. Qui Adam 5, serve per caso supporto? Ma quante robe vuole fare su qui? È in furto d'auto, dice furto d'auto, vuole cambiare di frequenza, poi dici no. Poi questo qui era, doveva essere a nord, White, il lato 9 era composto da lui. Si è sciolto, non ha detto niente. Vabbè, adesso sta. Adesso vuole andare in... signore, uno stronzo. Cosa sta leggendo? Dov'è? Chi è? Boh. Oh, pizzaiolo, basta, Pizzaiolo? Ah, i taxi. Qui Adam 5. Non ci sta mai nessuno. È fallita. Tana del lupo, non lo so, andiamo a vedere. Avevo sentito che delle Adam stavano convergendo a nord. Che succede? Non sta nessuno, se non sta in auto, non sta nessuno. Normale pattugliamento. C'è un parcheggio in 10-4. No, non arrivo. Green? Adam 5, Prezi 2, 382. Adesso lo si sa. Andiamo a fermare. No. Possiamo fare un fermo stradale? Mi sto annoiando. No. Vabbè, è il primo che fa un infrazione. Aspetta un attimo. Ci sono ancora. Vuoi fare un fermo stradale, ma vuoi leggerli anche l'anima o...
fare una cosa veloce. Completo stanno un cioè un fermo normale, fermo, solito, cioè... Eh sì, ma con te i fermi controlli anche cosa hanno fatto ieri. Sì, lo so, infatti, quindi i fermi sono quelli là. Per esempio, questo qui. No, no, non fermarlo. No, può... Possiamo pittare che vogliamo con questo coso, che bello. Per esempio, ah! Questa macchina. Questa è la macchina. Vado moto 1055, altezza 396. Qui arriva 17, allenamento, più tardi ragazzi. Allenamento. Andiamo 18. Dove ti butto? Mamma mia. Guarda molto da che composto. È già il secondo di fila che prende le velocità lì. Ah no, è diverso. Un fermo. Ti porto qui a fare i fermi, però. Un palo. 1055 presso un civico 912. Vuoi fermarlo? Si va veloce. Check, signori, mi ricevete? Check. Sì, la riceviamo. C'è qualche agente che ieri verso le 10 di sera era al Vanilla che sa che cosa è successo. Cioè dei signori qui all'ingresso, ma io non ne so nulla. C'è il proprietario, mi correggo, del Vanilla, che potrebbe parlare con qualcuno che è a corrente dei fatti. Miller, sì. Vai tu. Adam 7, Adam 7, riesci in... Può spegnere il veicolo? Sciabba! Poi scende solamente il conducente. Adam 7, 1055, civico 329, 230. Ok. Venga, se allora c'è qualche agente che... Non riesco a scendere io. Controllo la targa intanto io. Dalle scrivanie a fargli la perquisizione. Ok, ok. Signori, credo che il veicolo sia rubato. Ora farò un'analisi approfondita. Controlliamo se abbiamo delle 4 signori. Vediamo di andare allo sceriffato, Adam 6. Aggiungi, ma siamo al garage. Arrivo subito. Ciao White. Salve. Afra. Salve. Va bene, eh? Salve. Sì, tutto bene, può allontanarsi cortesemente? Perché se non c'è un fermo su questa posizione qui, potrebbe allontanarsi, grazie. Deve fare il testo. Sei arrabbiato, devo farci. La targa mi riferisce a John Smith. No, che ok, come si chiama? Adam D. No, devi fare allora. L'ho fatto. Era slash documenti spazio. Nome, spazio, cognome. Capito? Slash documenti spazio. Nome, spazio, cognome. Vediamo se mo li da giusti. Johnson. Come si chiama? Dwayne Johnson. Ah ok, perfetto. È andato a posto. Al 10.55 al civico 912 si è trasformato in un arresto. Il signore aveva rubato un veicolo. Allora, Dwayne Johnson, vabbè. Ok, vediamo un po'. E tu? Sì.
Allora, vediamo un po' lei. Non ha multe non pagate. Porto d'armi regolare. Patente B regolare. Ok, ok, è un precedente penale, vedo. Ok. A posto, collega, vuole fare una multa, signore? Non lo so, poi ho avuto anche pazienza con i documenti. Dai, va bene, allora a posto, arrivederci, buona serata. Grazie gente, arrivederci anche voi. Buon torna più indietro poi perché non devo salire. No, adesso sali sul cassonetto. Entri dal finestrino. E ora corre. Adam 7 di 55 terminato. Sai che sinceramente pensavo che quelli lì da parte... Sì, lo so, anch'io. Però... Io abito qui. Qui avanti da destra, dall'altra strada. Più avanti, a destra, qui, quindi. Dove? Questa qui a sinistra, non la prossima. Bellissima sta qua. Ma questa qui devo dire che ha il suo fascino. Peccato che c'è la piscina. Visto? Ma si tratta bene il serpente. Vabbè, faccio i piedi. Poi devo ancora ridare casa tutta e darla ancora devo. No. Arreda. Ma deve tanto. Deve ridarla da Pablo Vena sta casa. Ma come. Cioè alla fine si fa tutto lì. Stavo chiedendo perché non andassi indietro. Adam 9, 10, 55, ne presti del portiere. Sto chiedendo perché non andassi indietro. Io mi chiedevo perché non ti stavi muovendo, mi stavo chiedendo io. Allora, pensavo è estratta quello. No, stava correndo da un guido. Allora, non c'è un cacchio da fare oggi pomeriggio, mamma mia. Anche ieri era così. Adesso tu mi spieghi cosa stanno facendo. No, adesso. Ma da 9 10 55 spettatori è successo. 187.000 persone. Che uno dei due colleghi che sono qui con noi assenti è senza gli è andato in 17. Così. 17 o 10-0? 17. Ottimo. Quindi necessitiamo di un collega, possibilmente un agente, che venga con noi in assenti. Un agente. Se c'è un Adam formata la 3, si stacchi e vada su dal collega Sandy. Pintorazzi 10-7. Qui recluta White, c'è per caso Adam un agente per... 10-4. C'è per caso un agente per pattugliamento? Davide. Se ci sta un Adam da due agenti, si sta chi per vedere la recluta. Adam 3, da quante persone siete composte? Siamo in 3, ma la collega ha fatto 20 persone. Siete composte? Poi uno si distacchi e vado a fare pattuglia con lui. Quanti agenti sono? Due. Chi sono? Però
McGonagall e Casciarlotte per l'ingresso. E Kelly. E Kelly. James ma... Kelly. Quello che chiedo, tante da quante persone siete composte? Sì. L'italiano proprio. E l'inglese poi. Ho sprecato anche un altro sacco. Ho voluto fare una challenge un po' particolare con poi Gatagan. Poi ti sprechi, poi... Poi il... Ti stressi tantissimo se compri un sacco. Dov'è la recluta che... Bisogna di una gente? No, non è vero. Centrale. Non no, c'è nessuno, vero? In centrale, no, non c'è. Dove? Qui davanti a... Ah, lol, no, non vedo nessuno. Anche perché se avevo già sparato. Perché ci sono le vedette sui tetti, quindi... Facciate questo pezzo del veicolo. Dan 5 di ritorno dal caffè. Dal caffè. Sì, signori, c'è una da 3, disponibile, che venga un collega solo che attende per partire con noi. Sì. Vengo io a Sandy, sono una recuta, se la gente che l'ha chiesto. C'è una dame. Va bene, venga, venga. Ma lei che grado è, Sandy? Agente regola, diciamo. Non fare agente regola. Bravissimi. Vabbè, io Smith. Sì, sì. Oh, se a Sandy Shores ci stanno due agenti e una recluta. E due cioè un agente e due reclute e no. No, negativo, sono due agenti e una recluta. Allora sì, la recluta in più può andare a Sandy Shores, sì. Che periferiche auto PC? In che senso che periferiche? Che significa? Grazie per il follow, Nick 04. Ma quanta fretta c'è sto qui? Che significa che periferiche auto PC? Ah, i componenti, allora c'è un processore i5 7500, una scheda video 1050 Ti, quindi che devo cambiare, che la cambierò a breve. 8 giga, 16 gigabyte, 16 gigabyte di RAM. Partivo, no. No, stasera io ma vado, voglio con me. 16 giga di RAM. Se non c'è moro, boh, non so quanto altro. Se che c'è moro, vuole fare qualche perition o qualcosa. Niente, non succede. Ricevuto. Pattugliamento a nord, semplicemente di pattuglia. Adam 518. Queste sono le componenti principali del mio computer. Bahamas aperto. Andiamo a vedere chi è il nuovo di nuovo titolare. Che pizza ordino? Io mangio la pizza platine. Buona. Cazzo, ho premuto un pulsante e ho... È la cintura però. No, no, è per il... Signori, segnalo Shotfire e Zero Crossfit. Shotfire, affermativo. 10-3. Vada l'Adam che ha segnalato più altri due Adam. Questo qui è... Questo chi è? McGonagall. Esatto. Signori, 10-3, ci sta un sergente e un coordinatore anche comunque per gestire, per decidere. Non è che dovete urlare tutti le vostre decisioni. Signori, allora... Ok. Adam non hanno sparato verso di noi, hanno sparato nei nostri prezzi. Ok. Specificate. Okay, se vi sparano addosso vi potete difendere, altrimenti distaccatevi. Non cerchiamo la sparatoria. Per il momento stiamo aspettando i rinforzi. Potete dire al civico. Sto arrivando anche io e White. 122/122. Per favore, 10-20. Siamo dietro di voi, colleghi. Adam 9 sul posto. Gentilmente mettiamoci tutti in tacco, così almeno ci contiamo bene e ci guardiamo di frequenza. Ci sei spostato tu? Tac 1 però. No, tac 1 no! Tac 2, signori. No, tac 1 no, perché c'è sta già la gente dentro. Purtroppo non posso entrare. Ma? Attenzione ragazzi, lo ripeterò solo una volta. Contate una persona in tac 2 anche se non può entrare. Signori, avete bisogno di una mano? Ok, siamo in 10. Fate pensieri profondi, scusate, avete bisogno di una mano?
No, credo di no. Conta. Allora, 10-3 signori, quante persone, 10-3, quante persone ancora non sono entrate in TAC 2 e che non possono entrare? Solo uno non può entrare. Ok, solo uno. In TAC 2 poi siamo completi, nel caso in cui ovviamente si faccia una sparatoria, perché a me mi sembra che si siano calmate le acque qui. Però dobbiamo fare i dovuti. Io col cara cara entro dentro, cioè vado avanti. Ricevuto. Noi 10:55 al civico 138. Facciamo il controllo se necessario per il suo sistema di frequenza, però non penso. Al signore a cui state facendo il fermo ci ha tolto. Vedo una persona che. Vedo delle persone che stanno spostando dei corpi, diciamo, privi di senso. Vediamo cosa è successo. Si mette davanti, cazzo! Cioè, ma anche lei, eh! Ma che è successo, scusate? Cosa è successo, signori? Salve. C'è stata poi dicendo stupida che ci ha sciottato i miei frati. Il fermo al 38, si è chiaro che il soggetto ha tirato fuori un altro. Cosa che ha fatto, Cosa succede? Perciò il soggetto è armato. Ah. Che cazzo è sciottato? Vedo molti corpi, atteso. Cosa è successo? Oh! Sparano con le mie automatiche! Armi automatiche, signori. Signori, è arrivato due armi automatiche. Signori, che cosa facciamo? Dove sparano con le armi automatiche? Sparano dalla zona. Esatto, al 124. Possiamo intervenire anche da non due? Arrivo. No, aspetta. Rispondiamo proprio con le pistole, mi raccomando. Pistole, direzione 124, rispondete al fuoco se vedete gente armata. Al momento che è tranquilla, spostiamoci in frequenza. Spostiamoci in frequenza 10, signori, 10. Ok, shot fai di nuovo. Check. Da dove arrivano i colpi? Cioè, andate via. Sto andando direzione 114. Sentiamo. Ci sto sopra di te, sul tetto io. Qui recluta White, abbiamo un corpo ferito al 123. Sì, 123. L'ultima volta provenivano verso 114. Occhio alla zona. È smanito il signore che ha sparato? Qui recluta White e agente Smith proseguono verso il 124. Passo e chiudo. Accendete le torce se avete bisogno delle pistole. Così capiamo anche chi siamo noi. È scappato per il canale, forse. Canale può darsi. Perché è l'unica cosa che al momento mi viene in mente su come può essere svanito questo qui. Lozi. No, più che altro non è svanito. Sicuramente erano dei soggetti sul retro disarmati. Qui i signori continuano a portare i soggetti a terra sul retro delle case. Beh, rimane il fatto, ragazzi, che ci hanno sparato addosso, quindi io qui adesso... Perquisirei tutti. E ovviamente... Tipo il soggetto che sta scappando, lo fermo? Sì, ovviamente i sergenti ci danno l'ok. Sergenti, sto scappando. Sì, volete lavorarci su, però non penso che la legge ci consenta di poter perquisire tutti, cioè... Ok, no, il soggetto sta scappando verso il 131. Se scappa, inseguitelo e arrestatelo, questo è ovvio. Il canale sembra pulito. Ricevuto. Sì, è sparito, mi sa che torna in casa. Certo, ovviamente controlliamo la zona e ci assicuriamo, cerchiamo di capire che è successo. Controlliamo anche zona barrio. Ginocchio. Ho visto molti veicoli signore? Spare verso il barrio, quindi... Ma chi è che sparava con l'arma automatica? Andrei a dare una controllata al barrio. Sei lontani per fuori da qui, per fuori un attimo. Però anche se gli sparano con armi automatiche non... Qua c'è un soggetto a terra sul 123. Sì, al 113 dove ci sta l'uno, ci stanno... Terra, signori, non sono fatti nostri, ricordate. Beh, sti cogliamo ci siamo venuti per questo motivo anche, perché c'erano delle persone a terra e hanno sparato. Sì, che stanno bene, facciamo qualche domanda.
domanda, ma finisce lì. Quindi non perquisiamo nessuno. Negativo. Questo. A meno questo... che il sergente non voglia dare. Eh no, la legge non ci consente di perquisire qualsiasi persona che troviamo sulla scena. Ecco, quindi solo se. Cioè, avendo la vista e non essendo stati loro, non possiamo perquisirli. C'è un soggetto che fugge verso il 120. Fermatelo e fategli qualche domanda. Ah. Sta fuggendo nel vicolo. Mi autorizzate a prendere la macchina per seguirlo? Certo. Autorizzato. Se il sergente... Ma ragazzi, il problema è che... Ecco, come ho detto, il problema è che non possiamo perquisire tutti, cioè possiamo perquisire solo le persone che non abbiamo visto, cioè tipo, essendo quello là l'abbiamo visto che era davanti a noi mentre ci hanno sparato, non possiamo perquisirlo. Negativo, il soggetto non è responsabile di nulla, stava fuggendo. Ok, un check di tutti gli agenti del foro, ci siamo molto operativi? Sì. Un check numerato magari. Esatto. Check 1. Check 2. Check 3. Check 4. Check 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A posto, sì, per me, signori, possiamo andare a dare una controllata al barrio per come stanno le cose che sono successe. Infatti. Ok, allora lasciamo gruppo. No, chiamare un'ambulanza per i tre soggetti a terra, diciamo. Ambulanza che si dirige verso Groove. Ecco, chiama, mandatela qui al 113, ci sono tre corpi a terra. Cerchiamo magari di identificare il terzo soggetto a terra per capire cosa è successo, facciamo qualche domanda e poi ce ne andiamo. Non tutte le Adam si distaccano da Grove Street, signori. Voglio almeno tre Adam, quindi sei agenti che rimangono qui, gli altri poi sono loro staccarsi e andare a controllare il barrio. Dov'è il nostro caricara? Sono fregato. Ha passato lì. Via Adamotto, siamo al barrio, c'è molto movimento. Ho ricevuto, qualcuno ha chiamato... Due Adam di supporto. Qualcuno ha contattato il 1079, qualcuno ha chiamato il 1079 qui al Grove Street o nessuno l'ha fatto? Sono qui al barrio, sono ok. Ne chiamo un altro allora. Signori, sono persone da prendere con i guanti pacifici, mi raccomando. Sì. Da prendere con i guanti. Preso così. Tu adesso ti vedo. Ok, quindi non sono. Vai a vedere i tre corpi a terra un attimo, che sono usciti i freghi. I viola tutti chiusi qui. Delle persone di viola chiuse dentro una casa. Dove? 123. Vabbè, sì, se sono in casa non possono fare niente. No, ma la domanda è chiusi forzatamente o chiusi perché sono lì di loro volontà? Sono spari tra virgolette malati. Pronto? Sono il dottor Coffi, è arrivata una chiamata d'emergenza da questo numero, ma mi conferma che sono finiti sparatori, vero? Sì, sono finiti, cioè io sono qua senza arma in mano e nessuno mi sta sparando contro, quindi sì. Ah, perfetto. Ci sono tre corpi a terra, mi sa che c'è stato un conflitto tra due gang criminali e ci sono tre persone a terra, non lo so. Perfetto, allora... Sono tre persone a terra qui, non so come sono state ferite, ma adesso attendiamo qui, allora a Grove Street siamo. Grazie mille. A posto, arrivo. Andiamo ai medici, adesso arrivano. Qui Smith, ho incontrato gli 89, sta arrivando qui a Grove Street per i tre soggetti. Chi aveva visto la macchina andare verso il barrio? Che auto aveva? Ma De Maio è con noi? 10-4. Ah, ok, allora sposti in TAC 2. Faccio una domanda, ragazzi. Ripeti?
Che auto avete visto andare verso il barrio? Modello dell'auto. Ma in tutto questo il G79. Io prima ho sentito due persone in circa che esclamavano di aver visto un'auto andare verso il barrio che andava via da Club. Potete dirmi il modello? Era un SUV giallo, tutto giallo. Hai visto targa qualcosa? No, no, l'ho visto di sfuggita tra le case. Dicevo. Per caso era un Signori, ma al gruppo siamo rimasti solo io e il collega qui. Col corpo. Siamo rimasti in tre. Sono anche io. Tre o quattro siamo qui al gruppo. Due secondi perché c'è una macchina. Va bene? C'è una neon gialla. In pratica ieri una neon gialla di questo colore sembra anche stessa targa, ora controllo bene dalla mia GoPro. Mi ha fatto fuoco sulla dalla nostra pattuglia. Quindi controllo subito e vediamo se effettuare il controllo. Vedo un secondo la mia GoPro. Qui Santiago stiamo lasciando il barrio, non abbiamo abbastanza prove. Qui comunque a Gross c'è un'auto viola con dei buchi di proiettile sulla fiancata. Santiago, se vuoi lavorarci su sto caso qua, puoi venire qui a fare delle foto se vuoi. Arrivo a gruppo. Amando, Adamot converge a gruppo. Dottore, salve, abbiamo tre corpi a terra, li stavano spostando mentre siamo arrivati. Qualcuno a gruppo, perché non abbiamo un soggetto che era nel vicinante con la bandana, cioè, e una Glock. In pratica, è arresto. Ok, se sei sicuro di aver visto la Glock, arresto. Allora, c'erano tre soggetti a terra, gli hanno spostati uno di loro, mi sembra uno vestito di viola, li ha spostati qui dietro, perché ci hanno sparato contro noi pure con delle armi automatiche da dietro le case, quindi non sappiamo bene cosa sia successo, quindi a quanto pare ci hanno sparato a scopo intimidatorio, senza ferirci, perché non è stato colpito nessuno di noi. Però ora si è calmata la situazione, non so, sono feriti, vedo un po'. Adam 3 si distacca. Va bene, quindi insomma, non essendo un posso andare speditamente, voglio dire. Sì, sì, no, sì. Non sono in custodia, vero? Non sono in custodia, negativo, negativo. Può farli un po', aiutarli tutti, faremo qua solamente qualche domanda per capire come mai sono qui a terra. Ancora respira. Forza. Qualcuno venga qui dai terzo giro a terra, per fuori che facciamo qualche domanda come mai sono a terra. Perseo, se vuoi venire tu. Sono qui al 113 dove ci sta l'1. Vuole appoggiare a me? Aiuto a alzarsi. Grazie, Doc. Che è successo? Sergente, sì. Ok. Ho ancora chiarimenti. Intanto io le faccio la prescrizione. Certo, Doc. Tanto che sta bene, guardi. Sì, so che sono un po' di mal di testa, però tutto il resto è tutto bene. Sta arrivando al gruppo qui, reclutavo. È anche dura la vita, quindi. Grazie. Signore, puoi venire qui a fuori un attimo? Certo. Mi sa dire che è successo, signore? Non mi ricordo un cazzo. Come non si ricorda nulla? Cioè, non sa le ferite che ha trovato sul suo corpo cosa sono? Credo d'arma da fuoco. Ok, ma sa che potrebbe averle fatto qualcosa? Sa che potrebbe averle fatto qualcosa? No, forse mi ricordo dei veicoli neri. Dei veicoli neri? Riesce a camminare, riesce a piegarsi così. Che è successo? No, siamo arrivati qua sul posto, c'era uno dei vostri amici vestito di viola che vi spostava qua dietro. E allora la nostra domanda di cosa fosse successo è che avete c'è stato un piccolo battibecco, diciamo, è stato un piccolo un po' uno scontro tra voi e altri e siete rimasti a terra. Poi dopo un po' ci hanno sparato contro con delle armi automatiche, quindi automatiche. Affermativo, tipo mini AK, micro Uzi, ecco, non so come chiamarli. In pratica ci hanno sparato contro con quest'arma senza però ferirci a scopo intimidatorio. Quindi volevo sapere, chiedervi se chi potrebbe essere queste persone che potrebbero succedere questa cosa. Non lo so, officer, noi quella merda non la facciamo qui. Ok, va bene, quindi voi state bene, tutti bene? Lei sì, magari si ricorda qualcosa? Tiro male la gamba. Sa magari come mai è finito a terra, signore? No, non mi ricordo. Io mi ricordo che stavo andando in macchina e poi dopo non mi ricordo più nulla. Ok. Vediamo il signore. Ora, cioè noi intanto non siamo armati e non abbiamo fatto niente. Ok, va bene, va bene. Posso sapere come vi chiamate?
Tony Williams. Lei? Dan Jackson. Ok, lui invece? Lo dirò a lui. Non lo so. Siamo molti in questo quartiere. Ma vi conoscete tra di voi? Cioè siete... Ci conosciamo, però siamo molti qua. Ok, siamo perfetto. Molti. Ok. Non ci ricordiamo, ecco, officer. Va bene, va bene. Ti chiamo IJ, JJ, esatto. BJ, capito? Cioè, un po' difficile. RPG, sì, 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 molto. RPG, sì, tutto. Capito, capito. Un nome molto easy da ricordare, diciamo. Capito, capito, posso comprendere, è la stessa cosa che per noi nel dipartimento, che siamo un centinaio, quindi è un po' difficile ricordarci di siamo chi siamo. Grazie, dottore. Vado con il mio collega perché probabilmente c'è qualcuno grave. È laggiù, sì, vedo. Signora, lei come si chiama? Io, Masha Scott. Ma che è successo? Scusa, che dico, Michael Jones. Michael Johnson, che è successo? Che ne so, dottore, io so solo che ho detto 5 minuti prima di finire così. Che ne so. Cazzo, sei infumato. Va bene, allora potete seguirci un po' di qua un attimo, all'esterno. E la gamba, porca puttana. Cazzo, la macchina. Oh, questa è la macchina mia. Santiago, lo si trova? Porca puttana, oh, ma che cazzo è un formaggio la macchina? Lo so. Cazzo, questa è la mia macchina. Santiago? L'hanno ridotto un formaggio, guarda. È di là con altri tre soggetti, Santiago. Ok. Sì, signori, non toccate la macchina cortesemente, che no, forse il collega deve fare delle foto per... Sì, tanto... Cioè, pure per rapporto. Bucato, cazzo, non posso fare niente. Devo andare a riparare. Sta facendo Santiago tutto e sta prendendo la... Ok, ha già fatto le foto a questo qui, Santiago? Non sta auto bucherellata, sì, vada, vada. E poi se vuole farlo venire qua, tutto bene, residenti, se vuole farlo venire qua a parlare con loro, okay. Sì, solita storia. Può venire al 113, ci sono altri tre soggetti con una vettura che dicono essere la loro. Quella tutta bucata. Sì, questa a destra. Allora, sta macchina qua sta tutta bucata, vedi, con i fuori di proiettile. Sì, quando ci hanno sparato con la Uzi, quest'auto qui è esatto. Stata presa, tra virgolette. E loro erano i tre soggetti a terra, qui dietro la casa. E con la Uzi poi, con una... È la sua macchina questa? È la mia, la mia. Ok. Allora, signori... Raccontatemi un po' che è successo. Ora, secondo me da 12 persone in TAC2 vedo solo 6. 5. Mi sembra che solo noi veramente, quindi. Nessuno risponderà. Sono staccati, quindi no, sono staccati proprio. Io, un 2. Un 2, 3, 4, 5, 6. Cioè, quindi il sesto mi sa che è quello che non può spostarsi. Sì, eravamo in 2, sì. Io li metto dentro il caracara e dovrei andare. Portami in centrale. Sì, io la centrale ti lascio lì. Sì, dovrei riuscire. Se me lo può mostrare. Sì. Ah, ma fra tu c'hai il problema del documento. Forse. Aspetta che fosse. Ah, forse è fatto. Dovete farlo. No, dovete farlo voi, dovete farlo. Ho un pochettino fatto, così. Sì, va bene. Ciao. Cazzo. Però che cazzo è successo? Ieri a voi due erate. A lei era quello che state soccorrendo, Vasfero. State soccorrendo voi due. Sì, sì, è passato. No, gente. Capisca a me. Voi due stavate soccorrendo i vostri amici, giusto? Sì, i due ragazzi li abbiamo trovati a terra. Esatto, ma cosa succede? Ci avete già parlato col collega che fa le domande? Sì, hanno fatto dichiarazione. Robe strane. Va bene, va bene. Lo so cosa succede, lo so meglio di noi cosa succede qua, inutile ci fa domande. Sì, sì, va bene, va bene. Tanto come la risposta è sempre la solita, non vede, non sente, sì. Non parla. Va bene, sì. A posto. Fra. Questo può fare il giornalista, cazzo. Ok.
bevuto, mannaggia, una sete. Vabbè, è fatto tutto? No, il signore è lei che si è andato a fare questi tatuaggi. Sono... Il viso, che ero proprio brutti, visto? Sono alquanto curioso, dove sei? Ok signori, allora ha risolto lei? Che se me lo muta cortesemente. Sì, Michael Jones. Oh, oh mia. Dopo si vada a prendere un caffettino riguardo questa cosa. Ok. Mi sa che è meglio se aprite una caffetteria e andate a aprire subito, ragazzi. Ok, perfetto. Signori, buona serata. Buona serata, signori. Siamo anche andati via se abbiamo finito, ragazzi. Ricevuto, ci rispieghiamo. Torniamo tutti in Radio 5, passo a chiudere. Check. Il formaggio francese. Ok, ci rientriamo da gru, tutto a posto. Venite alla velocità civico 723. E potete venire a prendere... A posto, andiamo. Tipo, più avanti della sparatoria di ieri sera. Mitta. 10:20. Avanti. Mando 10:20. Mitta. Avanti. Ho fatto rientrare le pattuglie a nord perché dopo un controllo non ho trovato nulla di strano. Insomma, signori, siamo in 1080 qui a Ramone, siamo nei pressi dello Santos Custom. Da dove viene a prendere? Cosa? Certo? No, no. Lo aspetto qua. No, e le pattuglie a nord devono starci perché sennò se arriva una chiamata a nord ci mettiamo una vita ad arrivarci. Ok, allora le rimando lì. Mi hanno chiesto loro di rientrare perché non c'era niente di strano. Allora Cooper e l'altra parte. Cioè al massimo sostituiscile, cioè se magari si annoiano ma non c'è niente sostituiscile. 10:20 e 10:80. Agente esperto Smith 17, buona serata, più tardi. Arrivederci. Quindi ritorniamo verso nord, signori? Aspetta, ora mandate due pattuglie. Mandate due pattuglie così poi date il cambio. Si fatto. Sembra che convergano a nord allora. Adamo 1 check. Adamo 1 check, siamo appena tornati da nord. Ah ok, perfetto. Adamo 2? Adamo 2 check. Fate un po' di controllo a nord, poi dopo un po' vi sostituiamo. Bradley, anche voi. Andiamo a nord? Agente Price va in 10:7. Fermo 10:4 Bradley, andate con Adamo 2 a nord. Sì, andiamo noi Adamo 2. 10:4. Stiamo arrestando il soggetto al circo 723 perché è il risultato che aveva rubato un veicolo. Uè, sei solo? Andiamo. Qui è Adam 4, procedete a prendi la centrale di pulizia. Prendi una pattuglia e andiamo. Mira tu, sì. Che per uno straccio di patente, sono per incontro umano in autostrada ad alta velocità. Andiamo con questa. Yeah, va bene. Uno. C'è qualche reclutato disponibile? Ok. Adam 1, 18. Lei che andiamo a Paleto o a Sandy? Sandy e Paleto, nord dell'isola. 10:4. Con un Adam di backup, un Adam che converga in backup. Adam 3 e Adam 2 stanno convergendo. Ricevuto.
E tutti gli altri agenti che sono in centrale formino delle Adam, che ne ho visto, ne vedo tante in macchinetta. Io sono Jock, ma seguo anche il recluto. Lei, occupati di gestire un attimo tutti gli agenti certo. Da soli. Sono qua, ci sono tanti problemi. Ma li fermo un attimo quelli là. Adesso sono andati. Mamma, quanti problemi che hai? Allora, infatti, come conviene che quelli tu? No, io peggio perché ho gli occhi viola e quando ho gli occhi viola faccio peggio di non so che cosa. Ma che hai tu? Ma che ne so io? Vabbè, ora sono fermato. Questo qua però. Che cazzo fa quello? Accosti più avanti, 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 accosti, accosti. Oh, dentro. Vabbè. Ada 1155 concessionario. E ora spenga il veicolo e venga dietro la nostra volante. Adam 16. Scusate, controllo la targa intanto io. Darmi un mese o due settimane? Un mese. Un mese. Controlliamo sul database. Un po' lento. Essendo in live va lento. Ok, allora PCQB6448. Ok, signore, come si chiama? Luca Annicchiarico. Ok, l'auto corrisponde alla targa. Va bene. Vediamo un po', signor Luca Nicchiari, vediamo se ha qualcosa di interessante da vedere. Multe non pagate non ne ha. Utente biregolare. E archiviazione di accusa, ok. Non sa però che può rifare le porte d'armi, vero, dopo l'archiviazione di accusa? Verso direzione Adam. Ok, perfetto. Adam 8 si dirige sul posto. Che dopo l'archiviazione di accuse può rifare le porte d'armi lei. Ah, lo so, lo so. Ok, e non l'ha, no, non l'ha più rifatto, lo sa. È da maggio che non ce l'ha. L'ho pulita da poco la fedina, okay, per okay. Quello. Va bene, va bene. Avanzate, converge. A posto. Collega, vogliamo fargli una multa, signore, cosa che ha fatto di male? Ma vabbè, ha fatto un paio di sgommate sulla Listening Road. Fate fare la multa, fate, ma capito, vabbè, no, se decide la recluta vuole fare la multa. No, va bene, no, dai, lasciamo stare, la prossima volta gliela facciamo. Ci sono agenti che mi fermano pure per, cioè, quando non faccio nulla. Vabbè, ma ci sta agente, volta, agente. Per questa volta ci sta pure. La situazione sembra essere pulita. Ci sta agente, agente, ci sta. Sì, sì, lo so, io. Però ti dico per me, che se una persona si comporta bene, può anche risparmiarsi la multa. Ti dico che la stessa volante mi ha seguito per due volte in due macchine diverse. Eppure quando lo sto andando veloce, quindi signore, non lo so, le pattuglie pattugliano come gioco ma di parole, pattugliano male. Cioè, se ha da lamentarsi, si può lamentare con un superiore, ma tanto non cambierà nulla. Però se non si lamenta, se non ci prova neanche, per normale non cambierà nulla. Corre, corre, sì, auguri passati. Ma che cazzo, sono un po' in ritardo. Spike, sì, vabbè, noi andiamo. Arrivederci, allora, buona serata. Adam 1 di 55 è terminato. Come va allora? Come stai trovando il dipartimento? Bene, bene. Ottimo, ottimo. Sto trovando bene. Sì, sì, dai, si lavora abbastanza, diciamo. È molto calma. Oggi sì, è particolarmente calma la città. Non so, boh. Una cosa strana, eh. Meglio, meglio. Una boa di 17. Anch'io tra poco vado alla cena, quindi
Ma adesso vado un attimo i miei pensieri, aspetta un attimo, eh. La 17, a dopo. Qualcuno disponibile per pattuglia? Sergente Davide 17. Ok, ok, rieccomi. Tutto tranquillo. Bella sta macchina. Un po' troppo piena, però è bella. Due lampioni lì davanti che un po' strani tutti e due, però guarda questo. Ma fermala, fermala. Adamo 55 civico 591 590. No, spenga il veicolo e il guidatore venga dietro la nostra volante. Conducente, ma arrivo, sì. Il guidatore e il conducente sono la stessa cosa. La macchina è mia, eh. La controlleremo. Ma chi è? La controllare. La passeggera. Ah. Allora. Eccoci. Albert. L'assetto lì, quell'assetto faceva... cosa? Guardi lì la campanatura delle ruote, non le vede? Il signore come si chiama? Nathan Mars. Ok, un attimo solo, È della signorina. Signore, posso vedere i suoi documenti cortesemente? Certamente, posso scendere? No, no, me li passi pure dal finestrino. Ok. John Smith, veda di sistemare. Slash documenti, spazio, nome, spazio, cognome. Aspetti, aspetti. Sì, faccia, faccia. Slash documenti, spazio, nome, spazio, cognome. Così devi fare nel giornalino. E poi me li ripassa. Slash doc o slash me? No, slash documenti, spazio, nome, spazio, cognome. Così devi fare. Fatto. Ok, ora me la ripassi. Ok. E che non me l'hanno mai detto. Da oggi. Sto problema. Ok, Melanie. Già. Già. Jäger. Ok. A posto, l'auto è sua. A posto. Grazie. Come si chiama il signore detto collega? Nathan Mars. Già controllato. È pulito. C'ha pure un porto d'armi. Quello del 12.06.87? 12.06.87? 12.06.1987, sì. Perfetto, perfetto, sto controllando anche io. Sì, sì, se vuoi ripagare la fattura del meccanico, signore, vedo che ha la fattura non pagata. Come non ce l'ho? Aspetta un attimo. Scusate, apro solo le fatture. Ah, sì, prego, prego. Che cazzo? Spuntano come funghi le fatture, scusate. A posto, a posto, allora...
collegarci, dare cosa fare. Intanto salgo in macchina io. Bene, a vederci allora, signore. Perfetto, siamo a posto. Oppure ritornare sulla macchina e andare. Arrivederci. Piano, eh. Arrivederci. Vada piano quella roba. Adam 1 lì 55 terminato. Gli ho fatto la multa? Sì, $500. Fatto bene, fatto bene. Non mi ricordassi che le multe qua sono anche poco, le farei più spesso. Sì, guarda che qua le multe sono bassissime, quindi potessi anche farle spempera, cioè tanto non li fanno nulla le multe a queste persone. Piene di soldi, sono tutti pieni di soldi, sono la città. Garello? Dove? Ah, non penso facciano il garello. Hector, andiamo. Si è rotta l'auto. Salve polizia. Salve. Scusi, adesso mi metto dall'altra parte. Sì, sì, ok. Si preoccupi. Attenzione. Sì, sì, è solo rotta. Devo chiamare il meccanico. 98184 security. Bene. Mamma mia. Grazie per il follow. Grazie per il follow, benvenuto nel canale. Uno senza macchina, c'è una macchina vuota. Trino? È vuoto, sai, sequestra pure, scendi lampeggianti, sequestra. Aspetta, ci mettiamo la domanda. 4 ha concluso l'arresto del signore e procediamo con il normale servizio. Allora, vediamo di chi è. Hector, se non esci ti desto al bar. Ah. Ha avuto GC0, mi sa, signore. È sua la macchina? È sua l'auto? Sì, è mia, Ok, allora niente, arrivederci. Oddio! Missile! Ma non sei disponibile per il capo? No, no, io no, credo andarci da tra poco. Allora, manda me. Siete in treno, da motto? Ah, da motto, allora. Da compagno, da motto. Sono in treno. Oh, quello che impennava. Vediamo un po'. Mi sa che era un collega, Collega? Collega che impenna? Sì. Collega che impenna. Tu pazzi furiosi. Vabbè. Callaghan. Ma? Che cazzo? Vabbè. Oh, dove vado? Stavo da dietro. Sto pagando un poco movimento, eppure siamo tantissimi in città, se le guardi, cioè. E vabbè, è il 30 dicembre. Torno prima di Capodanno. Dove è il 31, quindi. Era ancora peggio.
pam 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 pam. Andiamo a salutare i medici. Mm-hmm. Poi dopo torniamo in centrale, a chi devo andare? Ma va bene, va bene. Adam 2055 nei pressi del 1010. 418. Salve dottore. Salve dottore, come va? Va dottore. Tutto bene. Vado tranquillo oggi. Bene, bene. No, no. No, è moderna la Gran Vittoria. Moderna, mica tanto. Guarda com'è moderna. Insomma, mica tanto, mica tanto. Devo andare, devo andare, collega. Beh, io devo andare via. Eci, dottore, buona serata. Buon lavoro. Devo andare via. Chiudere gli occhi. Adam 6, 10, 29. Adam 1 si scioglie. Buon pranzo, Smith. Buonasera. Buonasera. Ci vediamo. Ciao. Ah, ciao. Trovate un partner qua. Sono un agente. Ciao. Signori, buona serata. Vado a cena. Arrivederci. Ho fame. Buonasera. Oh. Smith, mi ricevi? Avanti. Riesci a venire un attimo al 215 in negozio di vestiti? Negativo. Non posso. Sto a cena. Signori, arrivederci. Vado a cena. Buona serata. Buona cena, mi... Grazie. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ringrazio per essere con me, vi saluto, vi ricordo di lasciare il follow, di attivare la campanellina per essere aggiornati sempre quando faccio il live, vi ricordo anche di fare punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord per vedere quando faccio le live e punto esclamativo YT per vedere tutte le repliche e tutte le live che faccio sul mio canale YouTube, mi raccomando iscrivetevi. Vi ringrazio ancora tanto per essere qui con me e ci vediamo in una prossima live. Ciao a tutti!